Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video asta. Questo sarà un asta perché sei storto. Sono finita nel camerino perché veramente sono arrivate tantissime cose e non so più dove mettermi, quindi mi nascondo nel camerino, che è l'unica zona asettica. No, vabbè, parte gli scherzi. Sono arrivate davvero tantissime cose che non vedo l'ora di farvi vedere. Parto con quest'asta, che è un'asta pasquale, ok? Innanzitutto voglio farvi vedere. Che mi si è. Ho aperto ho aperto la mia camicia perché ho indossato questo meraviglioso gioiello che mi è stato regalato da una mia cliente. Guardate che meraviglia! Fatto a mano e con Swarovski, cioè è bellissimo, è veramente stupendo. E volevo farvelo vedere perché è troppo bello, è stata troppo carina a regalarmelo. Me l'ha regalato per il compleanno del negozio, cioè ovviamente il regalo lo ricevo io perché il negozio non è una persona, cioè in realtà sono io, però insomma. È stupendo e tra l'altro voi da qui non lo vedrete bene, ma ha tutte tipo anche delle farfalline incastonate. Mi piace tantissimo, sono felicissima e ti ringrazio tanto per questo regalo perché sei stata davvero gentile. Boh, mi piace, cioè non so, come se mi conoscesse da una vita, sapete che io adoro le farfalle, però non è che lo dico sempre. Le farfalle, vabbè, adoro tutti gli animali, gli insetti, tutti gli esseri viventi, non umani. Quelli li adoro tutti, gli umani un pochino meno. E le farfalle mi piacciono tantissimo, infatti le ho, vabbè, adesso voi vedete solo queste qua. Comunque sapete che ho un po' di farfalle sparse per il corpo ed è un animale che mi rappresenta molto e mi piace tantissimo. E in ogni caso, vabbè, il cuoricino, cioè, è bellissima. Fatemi sapere se vi piace. Comunque, l'asta. È arrivata una borsa di coccinelle e quindi ho pensato di farvi l'asta. Poi ne sono arrivate ancora, adesso se riesco vi faccio vedere man mano un po' di roba. Magari vi faccio dei video brevi. C'è la sua dustbag, non vedo l'ora di farvela vedere perché è stupenda. L'ho spiata prima così velocemente e sono rimasta tipo: oh mio Dio, è stupenda! Quindi ho pensato proprio di farvi un'asta così per Pasqua. Almeno non ci annoiamo se non faccio magari video tra domenica e lunedì, anche se chiama un brutto tempo. Potrei anche farli, però sarebbe un po' esagerato. Quindi domenica e lunedì no. Però nel contempo mi porto avanti. Guardate la meraviglia di questa borsa di coccinelle. Allora, a parte il colore che è un panna bianco. Bellissimo, elegantissima. Vabbè, ve la faccio vedere. Bando alle ciance. E questa meraviglia qua. Metto così al collo che almeno la vedete bene. Eccola qua. Ecco, adesso c'è anche un'ombreggiatura che non mi piace. Questa è la borsa di coccinelle. È in ottime condizioni, stupenda. Fatta così. Ha una forma che ricorda, cioè io non so quanti anni possa avere questa borsa, ma è tenuta da Dio e ricorda tantissimo gli anni 2000, gli anni 90, perché ha questa forma meravigliosa. Questa è la sua grandezza, è davvero meravigliosa. Il colore e poi una borsa di questo colore qua, così chiaro, difficilmente arriva in queste ottime condizioni. Anche i manici sono particolari perché sono lunghi, vedete? È davvero stupenda. Ha la chiusura così dorata, con scritto coccinelle. Ok, l'apro. Meravigliosa. E dentro c'è tutta logata, coccinelle, bla bla bla, fatta così. Meravigliosa. L'asta termina. Lunedì, no, facciamo domenica. Domenica di Pasqua alle ore 21. Domenica alle 21 termina questa asta meravigliosa e la borsa va a partire da 15,90 euro come prezzo base asta. Potete offrire minimo 1 euro alla volta, quindi no centesimi, e massimo quello che volete. Vi auguro una buona asta, è davvero una chicchetta meravigliosa e faccio vedere anche sotto, bellissima, proprio bella questa borsa qua, elegantissima, colore stupendo, perfetto per tutte le stagioni perché questo panna in realtà va bene sia l'inverno che l'estate, che la primavera, che l'autunno, la mettete con tutto, sta bene anche col mio outfit per dire. E niente, vi auguro una buona asta, ragazze. Ciao e al prossimo video che devo farvi vedere un po' gli occhiali, tipo ancora tra poco, quindi mi vedrete ancora in queste vesti parecchio.